la conclusione del progetto Energicamente. Siamo a Torre del Greco per premiare le classi vincitrici del percorso ludico didattico. Ci è piaciuta proprio questa attività, questa occasione. L'entusiasmo, la gioia, la partecipazione dei ragazzi è stata davvero notevole. Durante tutto il percorso ho visto ragazzi motivati alla ricerca di proprio ingegnarsi per trovare soluzioni. Il mio forno va con l'energia solare, con un cartone della pizza girato, la carta stagnola e un cartoncino nero sul fondo. Così il cartoncino nero attira il sole. E quindi se metti la pizza dentro ti riscalda la pizza oppure ti fonde la cioccolata. Il progetto quest'anno ha avuto una grossa svolta, siamo andati totalmente nel digital, quindi un nuovo modo per studiare divertendosi in classe. Ho subito queste due macchinine, molto semplici ma molto divertenti. Ho creato un meccanismo che facesse girare le ruote perché i miei compagni hanno provato a crearle, ma non ci sono riusciti. Il percorso è stato molto molto sentito anche da insegnanti che non hanno potuto partecipare con le proprie classi al percorso ludico didattico, ma che hanno avuto l'esigenza di potervi partecipare attraverso l'iscrizione con piattaforma Sofia del MIUR, quindi attraverso la nostra piattaforma e-learning di Legambiente Scuola e Formazione, di poter partecipare appunto al percorso dedicato solo agli insegnanti e quindi di approfondire appunto queste tematiche e riportarle poi nel curriculum scolastico e quindi anche in quello che sarà il prossimo piano di formazione della scuola stessa. Abbiamo pensato di realizzare delle brochure per diffondere tutto questo progetto al quartiere. Per il resto sarà una sorpresa. Spiegare l'energia non è tanto utile. Cioè, quindi da adesso, per esempio, quando guardo la televisione, quando la spengo tolgo direttamente la spina. Ho imparato che l'energia non si deve sprecare.